amiche e amici bentrovati a questi nuovi speciali di medicina e ricerca nuove frontiere. Siamo tornati come gli scorsi anni nel nella new nano diagnostics di Modena e ringraziamo il dottor Stefano Montanari per averci aperto di nuovo le porte e la eh, dottoressa Antonietta Gatti che non c'è fisicamente ma c'è sempre nei nostri <ride> pensieri e ne, soprattutto nelle ricerche che voi portate avanti eh, come esperti di nanoparticelle e nanopatologie. Eh, dottor Montanari... Mh, Avete dato un nuovo nome, ma le ricerche proseguono. Sì, 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 certo, uh, le ricerche proseguono, abbiamo dato un nuovo nome perché finalmente, dopo dieci anni di lotte, è arrivato il microscopio elettronico e quindi uh, abbiamo dovuto rifare una parte del laboratorio perché parte dell'attrezzatura dell non funzionava più. E quindi è vero, è arrivato il microscopio elettronico, ma tutta quella attrezzatura che in termini tecnici si chiama attrezzatura ancillare, cioè quella che serve come contorno, eh, l'abbiamo dovuta rifare. Quindi diciamo che abbiamo dovuto rifondare il laboratorio, ma dal punto di vista eh, semplicemente mh, burocratico, perché per il resto siamo sempre noi, la sede è questa, in, di fatto non è cambiato niente. Però è cambiata una cosa molto importante. Dicevate appunto che è arrivato questo microscopio sì. eh, che vi consente quindi di lavorare quotidianamente, non una volta a settimana, come sì. succedeva prima. Poi e... magari fosse stato una volta alla settimana. Perché sa una volta, siccome era, era presso l'ARPA, Agenzia Regionale Protezione Ambiente di Pesaro, dove peraltro ci siamo trovati benissimo tutte persone squisite, persone che ci hanno sempre anche dato una mano quando potevano, quindi mh, ci siamo veramente trovati molto bene, però dovevamo fare 400 km tutte le volte, una volta alla settimana quando andava bene, ehm, poi c'era la volta in cui là era festa, la volta in cui il, il microscopio era in manutenzione, la volta in cui qualcuno aveva mal di pancia e più di 40 volte l'anno non si riusciva andare. È chiaro che se si vuole fare una ricerca non si può fare facendosi 400 km 40 volte in un anno. Eh, bisogna fare altro. E quindi adesso eh, stiamo facendo altro. A cosa state lavorando nello specifico? Ma in modo specifico stiamo lavorando alle morti in culla, quelle che si chiamano SIDS, eh, cioè eh, bambini che vanno a letto perfettamente in salute, apparentemente in perfetta salute, e poi purtroppo non si svegliano più. Noi stiamo lavorando sui loro cervelli che ci vengono dati da una, da una fondazione milanese e insieme con, con questi lavoriamo anche sugli aborti, sugli aborti di bambini, di quelli che non sono, non sono riusciti a essere dei bambini reali, anche questi morti e quasi sempre purtroppo erano mati, si tratta di madri vaccinate madri vaccinate in corso di gravidanza, che è un errore gravissimo ma che eh, purtroppo viene commesso quotidianamente dappertutto per motivi su cui io preferisco non entrare. Eh, dottore, ne abbiamo parlato tante volte, sia delle morti in culla che eh, delle, degli aborti. Dalle vostre ricerche emerge che nei cervelli che voi analizzate eh, persistono le stesse polveri che, che esistono eh, nei vaccini. Eh sì, purtroppo sì. Eh, c'è poco da fare, c'è poco da fare. Questi vaccini sono veramente... Veramente pericolosi. Sono pericolosi perché non sono controllati, non sono sperimentati, gli effetti collaterali vengono occultati e quindi non si riesce a, a mettere una pezza. È come se lei andasse dal, dal meccanico con l'automobile che, che non funziona ma non gli dicesse dove non funziona, quindi anche il meccanico non sa dove mettere le mani. Se noi potessimo lavorare, noi non noi il laboratorio, il mondo potesse lavorare in maniera onesta, i vaccini avrebbero tutt'altra sorte in questo, in questo momento. tanto sarebbero sicuramente molto molto meno pericolosi e poi non se ne farebbe l'abuso che si sta facendo. Però purtroppo sono un business colossale e quindi si continua, si continua così. E continueremo ad oltrare fino a che non sarà tardi, lo abbiamo fatto con tante altre, tante altre sostanze. L'abbiamo fatto con l'amianto, l'abbiamo fatto col, con il, col tabacco, l'abbiamo fatto con eh, i gas delle bombolette spray dei, dei, eh, dei condizionatori d'aria, dei frigoriferi, i, fluoro, i clorofluorocarburi, l'abbiamo fatto con gli antidetonanti al piombo della benzina. Purtroppo, quando ci sono di mezzo soldi, eh, c'è poco da fare e qui con, con i vaccini non ci sono solo soldi, ma c'è anche il potere, e quindi sarà ancora più difficile. Ci siamo interrogati spesso nelle nostre puntate sul perché persistano queste polveri all'interno dei vaccini. Eh, si è data e... una risposta? Io l'unica risposta che mi posso dare è che, con molte probabilità, però io parlo di probabilità, i laboratori farmaceutici, quelli in cui vengono prodotti i vaccini, sono sporchi. Io non ho altre altre risposte perché non posso pensare che queste polveri siano aggiunte eh, deliberatamente. Posso solo pensare che ci finiscano dentro perché questi laboratori sono sporchi, sono mal controllati o non controllati per niente. Quindi se dovessi pensare che vengono messi apposta, beh, dovrei pensare molto male. Allora preferisco pensare che si tratta di incuria e basta. Posso però dire che eh, gli enti di controllo non controllano. E qui è evidente perché chiunque abbia un microscopio elettronico e lo sappia ad operare, e a volte basterebbe anche un microscopio ottico per certe polveri, eh, chiunque ce l'abbia può rilevare questa, queste polveri e può immediatamente accorgersi che sono incompatibili con, con, con la salute, con la vita. Non sono bio, cioè vita, compatibili, cosa che non viene fatta. Che fine fanno poi queste ricerche che voi, che voi sperimentate e i, i dati che voi eh, fornite? Eh, la loro pubblicazione è difficilissima perché le, le, riviste, le riviste mediche sono tutte mantenute dalle case farmaceutiche, ma questo è inevitabile perché eh, una rivista medica non ha la tiratura di un rotocalco, ha tante spese e eh, solo... Solo le ditte farmaceutiche possono permettersi di mantenerle. Allora è ovvio che queste riviste eh, devono pubblicare ciò che fa comodo alle ditte farmaceutiche e censurare ciò che non fa comodo alle ditte farmaceutiche. Purtroppo quello che, eh, che, che, che scopriamo noi non fa comodo alle ditte farmaceutiche, quindi si fa molta fatica a pubblicarlo. Ogni tanto ci riusciamo. Mm, poi noi. Facciamo delle denunce, eh, abbiamo portato delle denunce alle autorità, eh, al NAS per esempio, eh, a Roma io ci sono stato di persona, a, a Parma dove c'è il centro di eccellenza italiano dei NAS, li ho portati di persona questi dati, non ho più saputo niente, quindi noi poi più di tanto non possiamo fare. Però qui nel vostro studio voi ricevete tante denunce da parte di genitori e da parte di associazioni che si occupano eh, dei vaccini. E che cosa fate? Eh, eh, noi possiamo semplicemente piangere sulla, sulla loro spalla visto che loro piangono sulla nostra. Noi tutti i giorni, tutti abbiamo dei bambini danneggiati da vaccino qui in laboratorio e cerchiamo in qualche modo di aiutarli e devo dire... Spesso ci riusciamo, non sempre, eh, ma spesso ci riusciamo. Mm, C'è poco da fare. Se le autorità competenti, e uso l'aggettivo competenti non in tutti i suoi significati, eh, se, loro, se queste autorità non se ne occupano o mm, in qualche modo cercano di nascondere questi fatti, che sono dei fatti evidentissimi, eh, noi non sappiamo che cosa farci. Siamo io e mia moglie, siamo, siamo in due e non abbiamo nessun potere, siamo semplicemente due voci, ma due voci in, in mezzo, in mezzo a, a, a milioni di voci che strepitano, che gridano e che sovrastano le nostre. Quindi, eh, questi, lei mi chiedeva che fine fanno queste, queste ricerche. Beh, eh, diciamo che. Circolano tra pochi intimi, ecco tutto qua. Tra pochi intimi, però, eh, sua moglie è stata eh, insignita di importanti riconoscimenti all'estero. Sì. È una delle scienziate più importanti. Sì, sì, certo, una delle scienziate più importanti del mondo perché, perché ha scoperto intanto delle metodologie eh, nuove di, di indagine e poi, e poi in lei, poi abbiamo fatto insieme tutte queste ricerche. Eh, lei ha, ha scoperto certi meccanismi, quelli che noi chiamiamo nanopatologie, cioè le, ma le malattie da micro e nanoparticelle che eh, stanno diventando delle malattie eh, di grandissima importanza statistica, perché oggi tantissime malattie eh, sono dovute proprio, ci siamo accorti, sono dovute a questo, a questo tipo di inquinamento da micro e nanoparticelle. Che un tempo non c'erano e che oggi noi produciamo in mille maniere con, con le varie fonti di inquinamento e ne abbiamo a profusione. Una delle mh, correlazioni tra inquinamento e malattie l'abbiamo vissuta nella pandemia. Sì, eh, nella voi avete pandemia. denunciato questo, questa correlazione tra inquinamento e eh, diffusione di questo virus. Perché? Ma è una cosa ovvia, evidente. Eh, e come tutte le cose che, che, che corrono sotto gli occhi spesso non vengono viste. Tant'è vero che viene insegnato a certi gioielli di lasciarli molto in vista perché i ladri non li vedono. I ladri vanno a cercare nei posti più strani, ma non vanno a cercare magari sulla mensoletta del bagno o sul comodino. E allora, se noi andiamo a, a, a constatare eh, il territorio in cui sono state denunciate le, le morti più numerose attribuite al coronavirus e lo dico a ragion veduta attribuite al coronavirus, noi vediamo che queste coincidono al millimetro con le zone più inquinate da micro e nanopolveri, eh, ma non solo micro e nanopolveri, da tutto quello che è l'inquinamento da riscaldamento, riscaldamento domestico, da traffico, da inceneritori, da centrali a biomasse, da fonderie. Quindi parliamo di, eh, dei soliti diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici, policloro eh, sostanze solforate, sostanze azotate. Eh, pensi che addirittura negli inceneritori è stata scoperta la caffeina ed è, stata scoperta, eh, il, è stato scoperto il colesterolo al, dentro i fumi degli inceneritori, quindi c'è veramente di tutto. Questi, queste morti coincidono al millimetro con questa geografia, ma coincidono anche con con le zone in cui sono state praticate in maggior misura, masura, misura, devo dire, mm, esageratamente esageratamente esagerata, eh, sono state praticate le vaccinazioni, soprattutto contro l'influenza, la, la, che è una delle vaccinazioni più folli che possano esistere, perché? E, eh, perché, perché, intanto, perché perché la, la, il vaccino contro l'influenza viene fatto sul, sul, sui virus, sui ceppi virali, che sono spesso più di uno, dell'anno precedente. Quindi quel ceppo non c'è più. Quindi io, anche se quel vaccino funzionasse, funzionerebbe su dei ceppi che non esistono più. Quindi vaccinarsi contro l'influenza è qualcosa veramente di, di eh, molto ingenuo e io. Mm, sto molto limitato con gli aggettivi, diciamo ingenuo è un bel business però è ingenuo tanto che, tanto che chi si vaccina contro l'influenza si ammala molto di più di influenza perché tanto non è protetto dal contro l'influenza corrente, in più si ritrova iniettati i ceppi virali attenuati dell'anno precedente in più eh, se si va a, a leggere un articolo uscito pochissimi mesi fa, un articolo scientifico eh, fatto, mi pare, da dei medici militari americani, si vede che chi si vaccina contro l'influenza si ammala di malattie polmonari per il 36% in più rispetto a una popolazione non vaccinata. Quindi si va, si va a peggiorare la situazione, eh, la situazione sanitaria di questo individuo. Quindi. La vaccinazione contro l'influenza è veramente, diciamo, ingenua, per non, dire, per non dire altro. Ma lì in quelle zone si è vaccinato anche molto contro il, la meningite. E eh, il vaccino contro la meningite, i vaccini contro la meningite, noi li abbiamo analizzati, abbiamo qui un sacco di, 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 di risultati. Sono particolarmente inquinati. Noi li abbiamo analizzati anche per conto di, una, di un tribunale. Tribunale calabrese che ci ha portato anche tanti campioni e che noi abbiamo analizzato e sono veramente molto inquinati da queste polveri e queste polveri provocano eh, tromboembolia polmonare e infatti io già a gennaio di quest'anno, cioè molti mesi fa, avevo detto cari signori, questi signori, questi pazienti, perché allora gennaio io avevo già visto qualche caso di già da ottobre, ma la pandemia salta fuori dopo, ma era già evidente per, per chi avesse un po' d'occhio che chi aveva dei problemi con questo tipo di affezione aveva dei problemi di tromboembolia polmonare. Quindi io avevo già detto signori qui siamo di fronte a una tromboembolia polmonare che va trattata da tromboembolia polmonare e il trattamento è estremamente ben conosciuto da, da decenni, quindi Eparina, se il, non è, se il trombo deve ancora formarsi, o urochinasi, se il trombo si è già formato. Ma queste sono cose che sono scritte nei libri di farmacologia da decenni, le sappiamo tutti benissimo. Non è stato fatto. Bene, questi, questi cosiddetti morti da, da, da coronavirus, a mio parere, invece, sono morti di tromboembolia polmonare. Quindi, noi avevamo fatto poi certe proposte anche. ne avete fatta una in particolare al, all'ospedale giovanni papa, papa giovanni, giovanni xxiii a sì. bergamo l'ospedale sì. di bergamo uno degli ospedali più colpiti abbiamo visto queste immagini anche molto forti di camion militari che portano uh, centinaia di salme chissà dove uh, insomma abbiamo visto o, quantomeno, abbiamo pensato di vedere. Ecco, è, è molto più esatto. Abbiamo pensato di vedere. È un po' come andare a vedere un, un film in cui ci sono. Avevamo, potevamo stupirvi con degli effetti speciali e vi hanno stupito con effetti speciali. Ma comunque, questo è un altro discorso. Eh, Quale sì, proposta avete fatto voi al, all'ospedale, Papa Giovanni XXIII di Bella? Non io in particolare, ma mia moglie. Perché. Eh, poi io sono, sono un vecchio iracondo e mi innervosisco davanti a certe cose. Mia moglie è più tranquilla. Allora mia moglie si era messa in contatto con i medici del, di questo ospedale. Avevano parlato eh, e mia moglie aveva fatto la proposta ovvia, cioè fa, fate delle autopsie a questi cadaveri, dopodiché ci date i campioni delle autopsie e noi andiamo a vedere che cosa c'è in questi campioni che cosa c'è dal nostro punto di vista perché se è vero che si tratta di tromboembolie polmonari noi avremmo dovuto trovare in questi campioni e segnatamente nei trombi avremmo dovuto trovare queste micro e nanoparticelle che sono sia dell'inquinamento dell'inquinamento atmosferico ambientale sia del, dell'inquinamento da vaccini nel frattempo però il Ministero della Salute eh, emette una circolare, molto curiosa perché è, 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 è um, unica, unica nel, nel suo genere, cioè sconsiglia la pratica delle autopsie, cosa che è veramente fuori dal mondo, perché quando c'è una morte sospetta, anche chi guarda i telefilm per televisione sa che si fa un'autopsia? Non è che si vede tutto eh, nelle autopsie, cioè non dovete credere che uno fa l'autopsia e ti salta in mano la risposta. Però se si sa cercare e si sa dove e come cercare, poi si trova quasi sempre, non sempre. Eh, nel frattempo, quindi, il ministero dice: sconsiglia di fare le autopsie e i cadaveri vengono cremati, vengono bruciati, il che significa distruggere le prove. Ora, la, la interrompo, uh, sconsiglia perché? Eh, questa è una bella domanda, questa è una domanda che lei non dovrebbe fare a me, dovrebbe fare a un magistrato, ma i magistrati probabilmente si stanno interessando di altro e non di cose importanti, si interessano di altre cose. Questa è una cosa estremamente importante di cui la magistratura non si interessa. Allora, se un magistrato si trova davanti a un caso in cui le prove vengono distrutte, lui sa che si è commesso un reato grave. In questo caso sono state distrutte le prove e nessun magistrato ha alzato un dito. Ora, io non sono certo un esperto di procedure legali, però da cittadino mi interrogo, ma anche da scienziato mi interrogo, perché non mi fai vedere che cosa c'è dentro? Perché me lo bruci? Non lo so. Vabbè, comunque sono state bruciate. Però la motivazione per la quale è stato richiesto è. il fatto di, di non fare autopsie è legata al virus, alla, certo. alla conta, al contagio, il possibile contagio del virus. Che è una follia anche questa. Perché? perché? Perché i virus, al contrario di quello che diceva una certa ministra, non saltellano e strisciano perché non sono come dei, dei, dei topacci da fogna. Sono delle, delle catene chimiche, non sono degli esseri viventi, sono delle catene chimiche. Questo, poi, questo virus, che è un virus chiaramente fatto in, in, in laboratorio, e lo dimostra il fatto che muti con tanta, tanta velocità. Eh, Beh, però questo è abbastanza eh, consueto che venga costruito un virus in un laboratorio, sì, è una cosa così straordinaria. No, no, è assolutamente consueto. Addirittura questo virus è stato brevettato nel 2015, quindi... Chiunque può andare a vedere il brevetto, sono un centinaio di pagine di brevetto depositato. Non c'è problema. E poi, e poi è stato fatto in, in questo laboratorio di Wuhan, che è un laboratorio unico al mondo, in cui non ci sono mica solo i cinesi, ci sono i francesi, ci sono gli americani, si stanno lavorando tutti. Giocare con i virus è, è anche divertente da un certo punto di vista, quindi loro lo fanno. E perché si studiano i virus in questa maniera, si costruiscono in questa maniera? Beh, eh, si studiano perché allora. Se noi ci mettiamo dalla parte dei buoni, si studiano perché se io ho ottime conoscenze sui virus, posso anche eh, contrastarli, perché so come sono fatti. Cioè se io conosco il nemico, so come contrastarlo, o perlomeno mi metto sulla pista del come contrastarlo. Quindi dalla parte dei buoni, io studio i virus per conoscerli meglio. Dalla parte dei cattivi, io studio i virus perché posso costruire dei virus per aggredire la popolazione, cioè diciamo una guerra batteriologica. E in questo, questo caso non sarebbe neanche batteriologica, perché i virus sono diversissimi dai batteri, terribilmente diversi. Diciamo una guerra biologica. Ecco. Quindi, e come, come si sta facendo adesso? Si è, stata, è stata fatta una guerra biologica. Quindi è stato costruito un virus che... Non è assolutamente letale, perché non ha mai ucciso nessuno questo virus. Non ci sono morti da coronavirus, però è estremamente infettivo. Infettivo vuol dire che passa da individuo a individuo con estrema facilità. Ma questo tanti coronavirus lo fanno, per esempio, perché i coronavirus sono una, una, una grande famiglia. Per esempio, un coronavirus molto infettivo è il raffreddore, eh, quello del raffreddore che poi muta anche quello, ma molto più lentamente di quello del, di, di questo Covid-19. Perché se io avessi mai il raffreddore, e non ce l'ho, perché io mi curo per bene e non ce l'ho il raffreddore, ma se io ho il raffreddore e io e lei facciamo una, eh, un viaggio in automobile, quindi in un ambiente chiuso, e io continuo a sternutire, con molte probabilità lei prenderà il raffreddore che gli ho passato io, perché sono dei virus molto infettivi e questo è particolarmente infettivo. Quindi è stato fatto un virus molto infettivo in modo che io possa trovare positiva la maggior parte della popolazione, cioè io, se io faccio una prova su di lei ho molte probabilità di trovarla infetta, ma infetta non vuol dire malata, vuol dire che questo virus ce l'ha, ma lei ha... Un numero imprecisato di virus nel suo corpo senza che questi virus le, provo le provochino il minimo disturbo. Noi conviviamo con un numero enorme di virus, di batteri, di funghi che non ci fanno assolutamente nulla, perché altrimenti la razza umana, il genere umano sarebbe già estinto da un pezzo. Ed ora qualche istante di pubblicità, ma restate con noi. E i nostri virus, perché sarebbero stati così letali o pericolosi nel momento in cui viene fatta un'autopsia? Perché non è vero, perché non è vero, perché il virus, che è una catena chimica, è una catena chimica molto particolare, è una catena chimica che è capace di riprodursi, ma si riproduce soltanto se è riuscita a penetrare all'interno di una cellula adatta. Adatta vuol dire. Vuol dire che è compatibile con la sua chimica. Per esempio ci sono delle malattie virali di certi animali eh, che non sono trasmesse all'uomo. Non sono trasmesse perché noi, le nostre cellule, non sono in grado di ospitare questi virus. Non ci entrano, non, non, non riescono a riprodursi. Ma così anche tante nostre malattie virali non passano al, a, agli animali. Per esempio, se lei vuol far ammalare un coniglio di, 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 di morbillo, non ce la farà mai, perché il morbillo non, non entra nel, nel coniglio. Ma questo, queste sono cose ampiamente, ampiamente note. Allora che cosa succede? Succede che questo virus va e infetta una persona, poi questa persona muore secondo me non muore per il virus, ma muore di tromboembolia polmonare. Ma questo è un secondo me. Come fa a questo punto il virus a riprodursi in un cadavere dove le cellule sono morte? Perché per definizione il morto è morto, perché altrimenti non sarebbe morto. E allora il cadavere non è infettivo, non è infettivo, però c'è la paura che lo sia. E allora, come sempre, io devo citare mio nonno, ne uccide più l'ignoranza della febbre spagnola. E allora facciamo finta che questo sia infettivo e lo ribruciamo i cadaveri. Ma è un'ottima scusa, è un'ottima scusa per far sparire le prove. Eh, sua moglie invece ha un'intuizione per evitare questo ipotetico contagio. Eh, dona, eh, e noi siamo stati anche portavoce di questa, di questa donazione: eh, dona un casco, insomma uno strumento potentissimo che impedisce questo famoso contagio perché ha un sistema che tutela l'operatore che sta certo. eh, operando sul, sul cadavere. Eh, che fine ha fatto allora guardi molto banalmente è un casco un tubo lungo una decina di metri al termine del quale c'è una pompa che prende aria e la porta all'interno del casco questa pompa sta fuori dalla, dalla saletta dove si fa l'autopsia quindi il medico che è completamente bardato respira aria esterna e quindi non è infettato noi l'abbiamo noi usavamo questo sistema quando lavoravamo su delle nanopolveri all'interno di una serra particolare che noi, noi avevamo inquinato da nanopolveri. Ehm, ci abbiamo messo più di un mese a regalare questo, questo sistema per motivi burocratici, follia. Comunque il 13 aprile, lunedì di Pasqua, vengono da noi tre volontari della Croce Rossa di Bergamo. In maniera un po' fortunosa perché era il periodo del lockdown, quindi loro arrivano oltretutto con un, con un mezzo prestato da una ditta di Bolzano, cioè una cosa un boh, po' così avventurosa. Arrivano e noi gli diamo il, questo sistema. Lo diamo e loro lo portano a Bergamo. A Bergamo i medici, da quanto sappiamo, cominciano a fare autopsie. Perché il ministero non aveva vietato le autopsie, le aveva sconsigliate. Ora in certe zone particolari i consigli hanno un significato. Bene, fanno le, 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 queste autopsie e ci sono i campioni. Campioni che sono molto interessanti potenzialmente per noi, perché a noi interesserebbe particolarmente vedere quello che c'è nei polmoni, quello che c'è nei trombi e quello che c'è nel cervello. Perché nel cervello? Perché alcuni medici di Bergamo, Neurologi ci avevano detto: Guardate, che noi, a noi pare di vedere anche dei danni cerebrali. Quindi ci sarebbe molto interessato vedere quei, 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 quei cervelli. La cosa interessava molto anche i medici, ma per vari motivi. Uno, perché sono dei medici e non sono persone qualunque. Due, perché avremmo potuto fare una pubblicazione unica al mondo, che non era mai stata fatta. Quindi anche loro si sarebbero trovati protagonisti di una ricerca straordinaria. A questo punto, eh, un'associazione che ha sede a Roma, l'associazione di, di, di chiamiamoli di extracomunitari, la, la popolazione Sikh, indiani, fa una donazione. Fa una donazione di diverse, migliaia, diverse decine di migliaia di euro. All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e gliela fa in modo che loro possano pagare le spese, cioè proprio uh, le spese vive vive di, di, di questa... nude e crude di analisi di, questi, di queste biopsie. Perché questa associazione, diciamo, di, di indiani sick si è rivolta al, all'ospedale di Bergamo? Ma si è rivolta all'ospedale. Penso, penso, perché eh, questo ospedale era finito su tutte le televisioni, dappertutto chiunque accendesse la televisione vedeva, vedeva l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in cui la gente cadeva morta nei corridoi, cioè cose allucinanti. Quindi eh, è chiaro che il non addetto ai lavori, mh, noi avevamo notizie molto diverse, ma il non addetto ai lavori, cioè il 99,999% della popolazione, vede la televisione e crede a quello che gli viene dato in pasto. Ma in qualche modo questa, mh, questa associazione era collegata anche a voi, sapeva del vostro, del vostro intervento all'interno del, del Papa Giovanni oppure no? Ma vede eh, chiunque si interessi di medicina a un certo livello sa. Che cosa facciamo noi? Noi facciamo delle cose che sono uniche al mondo, le facciamo solo noi al mondo. Quindi se si vogliono vedere certe cose si viene da noi. Non che noi siamo più bravi, siamo semplicemente gli unici a fare questa roba. Quindi, se si arriverà qualcuno più bravo di noi, ben venga. Oggi siamo i più bravi perché siamo da soli. È come se io corressi, se avessi potuto correre in vecchi tempi una maratona da solo, allora è vinta. <ride> Quindi cosa teniamo, che invece succedeva raramente. Torniamo a noi, quindi che cosa succede? Papa Giovanni, l'ospedale riceve questi fondi dai, sì, da, da dai SIC, dagli indiani SIC per affrontare tutte queste spese e queste analisi che sono onerose, ricordiamolo. Sì, perché a noi, a noi ogni analisi a noi costa 1.830 euro. A noi. Quindi loro avevano ricevuto 45.000 euro e quindi un buon numero di analisi si sarebbe potuto fare. Per fare un campione, per avere un'idea di quello che... che eh, ma sa, eh, a questo punto, per cominciare a mettere sulle, sulla pista, in realtà ne bastano pochi, perché se io comincio a vedere certe cose dentro, posso dire sono sulla strada giusta, e allora dopo possiamo cominciare a ragionare, a farne di più. Però già mi basta quello che in termini tecnici si chiama uno scout, cioè io vedo... Poche cose. Faccio, faccio come fanno i, so, i, i geologi che fanno la carota, eh, cioè tirano su un pezzettino di, 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 di terra, di roccia, e poi vedono se lì ci può essere una, una miniera, ci può essere dei filoni, di... cose che possiamo fare anche noi. Quindi c'erano tutte le possibilità per cominciare a fare un bel lavoro. Un bel lavoro che sarebbe stato unico al mondo quindi in, interessantissimo. Passano i mesi, non arriva nulla se non una lettera, una lettera poche settimane fa, pochissime settimane fa, una lettera dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Merlavo, che dice non vediamo niente, non ci sono spiegazioni, non vediamo niente. Allora, è chiaro che io mi faccio delle domande, prima da, da cittadino, poi da scienziato, ma prima me le faccio da cittadino e mi chiedo come mai se... Una persona, se un ente è convinto di avere fatto tutto come si deve a timore che si vada a mettere il naso dentro quello che ha fatto. Se io sono tranquillo che non ho la droga nell'armadio, i poliziotti antidroga possono aprire tranquillamente l'armadio e non troveranno niente. Se io invece non voglio che, cerco in ogni modo che non aprano l'armadio, eh, Qualche, qualche sospetto me lo fa venire io non sto accusando nessuno dico soltanto che qualche sospetto a me viene allora io a questo punto un consiglio lo do io all'ospedale cioè per evitare che qualcuno pensi male perché non andiamo a vedere che cosa c'è dentro questi campioni attenzione questi campioni non è detto che contengano quello che dico io, cioè le polveri. Io dico soltanto andiamo a vedere, perché se contengono le polveri dobbiamo lavorare in una determinata maniera. Se non contengono le polveri già ci danno una risposta importante. Vuol dire che l'inquinamento non è responsabile. Allora, questo è estremamente importante perché è curioso come... La zona di mortalità coincide esattamente con la zona di inquinamento. Allora dobbiamo andare a vedere delle altre cose. Però anche il non aver trovato nulla ci dice delle cose. Cioè ci dice: Guarda, non erano quelle polveri. Quindi ci dà una risposta comunque. Poi, da, 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 da uomo di scienza, io devo soltanto dire che sono molto deluso perché quando si preclude. La possibilità di fare una ricerca eh, si, perde, si perde tanta informazione e quando si perde informazione in campo scientifico si perde la possibilità non soltanto di progredire, ma di salvare delle persone. Perché se io non conosco la malattia, poi faccio molta fatica a oppormi alla malattia. Quindi, questo è un danno che viene fatto al mondo. L'ospedale Papa Giovanni XXIII fa un torto grave al mondo. Probabilmente cerca di salvare qualche cosa al suo interno, forse, non lo so, però... Questo non è dato sapere. Questo non lo sappiamo. No, non lo sappiamo, possiamo quindi. Sapere. Ehm, quindi la, la, la ricerca in questo senso è ferma state aspettando no, di non, capire non è ferma, non è mai partita. partita state aspettando di capire che cosa si possa fare sì. oppure no, quindi possiamo anche lanciare un appello certo, a, certo. a chi ci sta seguendo certo, certo. cominciate a, a scrivere all'ospedale dicendo eh, ci piacerebbe che voi faceste queste analisi, che non costano niente non costano niente perché i campioni ci sono, i soldi anche quindi non, non, non ci sono problemi, ma anche un magistrato potrebbe cominciare a, inter, a interessarsi di questa cosa. Cioè, I magistrati si interessano di cose a volte banali, perdono tempo per delle banalità, Beh, questo è tutt'altro che banale. Quindi qui un magistrato, una voce potrebbe alzarla. Eh, una cosa c'è da dire: i parenti, i parenti dei morti. Questi devono sapere che quei campioni. Che l'ospedale rifiuta di darci non sono dell'ospedale, ma sono di quelli che in termine tecnico si chiamano gli aventi diritto, cioè loro stessi, cioè sono degli eredi. Se è morto il nonno, i nipoti, i figli sono proprietari di quei campioni, quindi hanno tutti il diritto di andare all'ospedale e di prenderli quei campioni perché gli appartengono. L'ospedale non può. Appropriarsi indebitamente di quei campioni perché non sono loro. Quindi sarebbe anche sufficiente che i cosiddetti aventi diritto andassero all'ospedale o scrivessero all'ospedale: dateci i nostri campioni. Dottore, si parla eh, tantissimo di vaccino: si stanno facendo sperimentazioni? Si sta, no. <ride> no. Si sta procedendo nella maniera adeguata, secondo no. lei? No. Maniera, si, sta, ecco, si sta procedendo nella maniera solita che non è la maniera adeguata perché la maniera cioè, adeguata qual è la non mani è. la maniera solita la maniera solita è di fare un qualche cosa di chiamarlo vaccino eh, e di eh, somministrarlo a degli esseri viventi dopodiché facciamo come la vecchia canzone di Iannacci e vediamo di nascosto l'effetto che fa tutto questo non ci dice praticamente nulla nulla perché io il vaccino lo devo fare a, 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 a dei sani perché sennò non ha senso il vaccino viene fatto per impedire che la malattia sopravvenga quindi lo devo fare a un sano perché se questo è già malato è malato e quindi non so, non, non, il vaccino non mi, non mi può fare niente anzi il vaccino il vaccino a un malato peggiora la situazione perché io vado a somministrare al malato ancora dell'altro patogeno e già il poverino è malato e quindi peggioro le cose. Quindi lo faccio a un, a un sano. Ma quel sano potrebbe non ammalarsi mai della, di quella malattia. E capita, capita spesso. Per esempio, se io, se io sperimento il vaccino contro il tetano, quando il tetano è una malattia di una rarità assoluta, che cosa mi dice il fatto che io abbia somministrato il vaccino e dico ma quello non si è preso il tetano? La, il 99,99999% della popolazione mondiale non si prende il tetano e mai se lo prenderà. Quindi quella sperimentazione non mi dice nulla. Nulla. Che cosa mi può dire? Mi può dire se nei delle poche persone su cui io ho sperimentato, ho avuto dei danni a breve, a breve termine, a breve tempo, ma non a lungo. Cioè io posso dirle, io ho iniettato, comunque somministrato il vaccino e come è successo all'AstraZeneca recentemente, uno di quelli è rimasto paralizzato. Poi facciamo finta che non sia vero, però ormai la cosa era trapelata e va bene. Ci cioè sono Vabbè. tante storie di, di questo tipo, non, sì, solo, non solo di paralisi, ma anche di, ne abbiamo parlato tante volte, di bambini eh, che sono, erano normali e poi sono diventati autistici. Eh, ma noi li vediamo tutti i giorni perché vengono qui in laboratorio da noi, dove noi cerchiamo di mettere una pezza. Ma e qualche volta ci riusciamo. Al di là degli effetti collaterali imminenti, ci sono quelli a lungo termine che sì, non che sono non presi in considerazione, perché, perché è possono. difficile... Metterli in relazione. Però, per esempio, c'è una storia che lei mi ha raccontato rispetto all'oro colloidale. <ride> allora, guardi, circa una ventina di anni fa, il Free Royal Hospital di Londra, che è l'ospedale più grande e più importante d'Inghilterra, aveva un caso di cancro del, del fegato eh, che loro si spiegavano a metà e Quindi ci interpellano per chiedere di, dare, di fare di approfondire le indagini fatte da loro. Loro che avevano visto una signora, una donna, che era morta di cancro del fegato, e questo cancro era venuto da una granulomatosi del fegato, cioè da una infiammazione disseminata in tutto il tessuto del fegato. Questa, questa granulomatosi è una malattia infiammatoria che alla lunga porta a cancro, tutte cose ben note e su cui l'ospedale non aveva dubbi. Dove c'era il dubbio era, il dubbio no, dove c'era la domanda, era ma perché c'è stata questa granulomatosi che loro non si spiegavano? Allora ci mandano i frammenti di fegato, le biopsie del fegato, le autopsie del fegato, quelle che non ci ha mandato l'ospedale di Bergamo. Ce le mandano quelli dall'Inghilterra e noi eh, facciamo le analisi al microscopio elettronico e ci troviamo dentro nei cancri delle particelle d'oro, delle nanoparticelle d'oro. Oro colloidale si chiama in termine tecnico. Eh, noi diamo la, la risposta a Londra e Londra, molto stupita, eh, va a controllare l'anamnesi, la, cioè la storia clinica di questa signora che era deceduta e scopre che tanti anni prima eh, questa signora aveva sofferto di artrosi delle ginocchia. Il suo ortopedico le aveva praticato delle infiltrazioni di oro colloidale, che è un antinfiammatorio di primo acchito. Le aveva eh, iniettato questo oro colloidale nelle ginocchia. E la signora era stata molto molto meglio. Quindi, non so se fosse guarita, non si guarisce dall'artrosi, ma comunque non aveva più tutti questi dolori, stava molto meglio. Quindi, un risultato eccellente, veramente eccellente. Poi alla lunga, dopo diversi anni, questo, questo oro colloidale che noi non siamo in grado di, di eliminare, così come l'argento colloidale, così come tante nanoparticelle, non siamo in grado di eliminarle, se n'era migrato nel fegato, aveva causato la granulomatosi e il cancro. Quindi se io avessi dovuto allora giudicare il farmaco oro colloidale per quello che aveva fatto nelle ginocchia di questa paziente, avrei detto eccellente, ottimo, ottimo perché il risultato io l'ho ottenuto, però io non avrei visto il risultato a lungo termine, che era niente meno che la morte, cioè il cancro. Allora questa signora, diciamo che è morta, ma poteva... Morire sgambettando perché il suo, il, le sue ginocchia stavano benissimo, ma questa è morta di cancro. Mm. E allora, quello che non si fa con i vaccini e con, purtroppo con tantissimi farmaci, quasi tutti, è proprio quello di non andare a vedere che cosa succede a lungo termine perché c'è fretta. Questa un po' mi sembra di capire anche un po' la modalità dell'essere umano eh, di non pensare mai al, alle conseguenze che, vengono, che arrivano dopo qualsiasi azione o qualsiasi strumento che la ricorda si ricorda la canzone costruisce? degli anni 60 o 70? Il figlio dei fiori non pensa al domani? Eh. Ecco, noi al domani non ci pensiamo mai. Per noi già mh, fra mezz'ora è, è già tanto. Però questo uh, ricade sul, sulla salute, Invece. quindi mh, un pensiero anche eh, personale eh, rispetto a quello che mangiamo, a quello che ingeriamo, ai farmaci che, che adottiamo, che prendiamo, dovremmo farlo certo. rispetto proprio alla salute. Quindi a maggior ragione sui vaccini ci interroghiamo, visto che le sperimentazioni mi sembra di capire non esistano Non sono mai state non esiste un solo vaccino, uno solo che si nella storia sia stato sperimentato. Non c'è Ecco, quindi ci dobbiamo interrogare sulla, uh, non solo sul quotidiano e sull'imminente, ma anche sul lungo periodo. Che cosa potrebbe succedere? Ma guardi, io alle persone che vengono qui da me do sempre un consiglio. Quando il medico vi dice è uscito questo nuovo farmaco, perché questa è una malattia particolare, è uscito questo nuovo farmaco e, e glielo consiglio, ecco, questa è... Eh, una, un, un, un indizio sicuro, non si deve prendere perché il farmaco appena uscito è privo di esperienza. Allora, molto egoisticamente, si aspetti 10, 12, 15 anni, lasciamo fare la sperimentazione sugli altri, sugli ingenui che ci cascano sul farmaco nuovo eh, eh, e prendiamo soltanto dei farmaci sperimentati, sperimentati. Su, con l'esperienza e sono migliaia su larga scala quindi larga per scala. Vedere quali sono gli proprio su larga scala perché la medicina non essendo una scienza ma essendo molto più complessa della scienza ha bisogno di grandi grandissimi numeri e, e di tanto tanto tempo quindi purtroppo ma eh, quando io dico queste cose poi eh, l'ingenuo L'impreparato mi dice che io sono contro il progresso, ma è, è, è tutt'altro. Il progresso non è la fretta. Purtroppo esistono dei tempi biologici che noi non possiamo accelerare, cioè non è che se io vado con un pacco di soldi, poi il mio organismo fa, 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 fa più in fretta. Quello ha i suoi tempi e basta. Un esempio per tutti è il VIOX. Il Vioxx è stato eh, clamoroso. Vaix è stato un, 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 un antinfiammatorio straordinario, anni 90. Eh, questo um, antinfiammatorio guariva o perlomeno leniva le sofferenze di tantissime persone che avevano delle infiammazioni croniche, anche. E quindi nel giro di poco tempo fa milioni di clienti. Fa milioni di clienti. Ma purtroppo dopo alcuni anni ci si accorge che chi prendeva il Vioxx in maniera eh, cronica muore, muore di arresto cardiaco. Quindi poi questo Vioxx è stato ritirato, ma con molta difficoltà perché la ditta non, non era molto contenta di, di ritirarlo, ma poi ha avuto dei guai non piccoli, guai giudiziari non piccoli, che ne hanno guai anche economici non piccoli dopo. Però se io avessi dovuto... Eh, valutare quel farmaco in maniera eh, veloce avrei detto semplicemente che lei ha l'epicondilite il gomito del tennista eh, io le do il Vioxx e lei sta bene può tornare a giocare a tennis quindi io avrei detto un farmaco eccellente però poi io non avrei potuto valutare perché non avrei avuto i, i dati i dati i dati temporali per valutare il fatto che poi a lei viene un bel arresto cardiaco e, e non gioco più a tennis e non gioco più a tennis <ride> eh, dottore i, i vaccini eh, di nuova generazione chiamiamoli così che poi forse non sono neanche così tanto nuovi eh, lavorano su, su quale catena Sul... ma questi vaccini questo vaccino che eh, dovrà uscire che fra l'altro è, 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 è uscirà da un numero imprecisato di laboratori perché sarà un business enorme, quindi ci si sono buttati tutti, è un, un vaccino che lavora sull'RNA. L'RNA è una catena chimica che fa da messaggero alle, eh, alle informazioni del DNA, cioè diciamo che è uno stampino del DNA che porta le informazioni, quindi io inietto al mio paziente questo farmaco, glielo somministro e questo farmaco va a stampare certe informazioni su, io cerco di semplificare molto perché in realtà è molto complessa la cosa, vado a stampare certe informazioni su chi ha ricevuto questo, questo farmaco. Ma io non so esattamente che cosa succederà, perché se io prendo il suo DNA e comincio a pasticciarci sopra, Vede, il suo DNA contiene miliardi di informazioni. Io non so esattamente che cosa vado a modificare, cioè so, so che io miro a quello, ma insieme con quello su cui io vado a lavorare, io vado a modificare tantissime altre informazioni e non so esattamente che cosa, che cosa verrà fuori. E purtroppo non è detto che a tutte le persone eh, io faccio ottenere lo stesso risultato perché non, non ne ho esperienza io non lo so quindi faccio un po' l'apprendista stregone io faccio l'apprendista stregone perché lavoro con delle tecnologie di cui io sono padrone ma di cui non conosco i risultati cioè io so come fare certe cose ma poi non so che cosa verrà fuori da quello che io sto facendo quindi stiamo molto attenti non c'è esperienza noi stiamo modificando il patrimonio genetico umano e questo è di una pericolosità incredibile perché la natura rigetta tutto quello che è fuori dalla natura. Perché questo, questo virus fatto in laboratorio muta così velocemente? Perché è stato fatto artificialmente e la natura non lo riconosce. Quindi questo virus cerca in qualche modo di acquisire una certa stabilità e quindi cambia, cioè in, in un certo modo sta sperimentando su se stesso, sta cercando di cambiare la sua, la sua disposizione, la sua forma e cambia tantissimo, cambia a seconda del luogo in cui è, a seconda delle persone in cui è, sta, in cui è entrato, a seconda del, del tempo perché domani non sarà lo stesso di oggi. Quindi, se noi andiamo a modificare il DNA umano, potremo fare veramente dei mostri che la natura rigetta. La natura non li vuole, non li riconosce. Quindi noi stiamo veramente facendo delle cose pericolosissime perché stiamo lavorando alla cieca. Quindi stiamoci attenti. Noi comuni mortali, cittadini, come possiamo tutelarci? Ma guardi, io scherzando dico che in Africa vendono i Kalashnikov fusati a presti bassissimi. Noi siamo pacifisti. Noi siamo pacifisti e non lo facciamo. No, assolutamente. Allora, bisogna, e qui devo fare un bruttissimo discorso, qui va, va cambiata... Purtroppo la gestione del mondo. E la gestione del mondo è una gestione politica e la politica non è l'arte del compromesso, ma è, è la gestione virtuosa della cosa pubblica. E noi purtroppo abbiamo una politica a livello mondiale che è terribilmente corrotta. E quindi andrebbe cambiata andrebbe cambiata la politica. Perché vede, lei lavora in un lavora in un una televisione, le fa la giornalista e eh, come lei ci sono migliaia e milioni di, di suoi colleghi che stanno dando delle informazioni false e continuando a dare delle informazioni false queste informazioni vengono recepite come vere. Noi lo sappiamo da sempre, questa era la teoria, di, la teoria cioè, noi conosciamo bene Goebbels, eh, Joseph Goebbels il, che per 12 anni fu il, il, il ministro della della propaganda nazista e lui, una delle sue frasi, almeno frasi attribuite a lui, era ripetiamo una, una bugia una diecimila, centomila, un milione di volte e diventerà la verità, ma anche al processo di Norimberga quando si eh, interrogò, quando i giudici interrogarono eh, Göring, l'altro gerarca nazista, e gli chiesero come avesse fatto il, il, il Terzo Reich a ad acquisire tanta, eh, tante approvazioni, perché no, non dimentichiamo che Hitler andò al potere in maniera del tutto democratica, cioè fu eletto, non, non fu un colpo di Stato, lui fu eletto. E allora Göring eh, disse è stato sufficiente inventarci un nemico. Loro si sono inventati il nemico: il nemico era l'ebreo, era il, il comunista, era lo zingaro, era l'omosessuale. Ce li inventiamo e continuiamo a ripetere mille volte che quello è il nemico, anzi, un milione di volte che quello è il nemico e ci crediamo. Cosa che si sta facendo adesso? Si è creato un nemico falso che è il, il um, coronavirus, lo si è ripetuto un milione di volte. La gente molto ingenua ci ha creduto. E adesso noi stiamo combattendo un nemico che non c'è. Ma questo si è sempre fatto. Guardi, eh, ai tempi della Rivoluzione francese, 14 luglio 1789, c'è la presa della Bastiglia e si dice così: è l'inizio della Rivoluzione francese. In realtà, la Rivoluzione comincia in maniera più graduale. Un mese dopo, siamo ad agosto, si è più avanti nella Rivoluzione, ma ancora non era scoppiata veramente. I rivoluzionari, i capi della rivoluzione, devono inventare un nemico, devono inventare un nemico e dicono al popolo che la Francia è invasa, è invasa dal nemico eh, che è stato chiamato dal re per difenderlo. E questi nemici sono gli austriaci, sono gli inglesi che stanno invadendo la Francia. Ora, vuole il caso che non ci fosse un singolo nemico austriaco e un singolo inglese, ma la gente ci ha creduto, ci ha creduto e quindi si è rivoltata contro il re perché c'era il nemico invasore, Era inesistente. Guardi addirittura se lei si ricorda la Marsigliese scritta da un poetastro che si chiamava De Lille, c'è un verso che dice che dice. Um, se féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras et gorgent nos fils et nos compagnes». Cioè, questi feroci soldati vengono fino alle nostre, nelle nostre braccia a sgozzare i nostri figli e le nostre compagne. Non, non ce n'era uno, però la gente ci ha creduto. Ci ha creduto e ha fatto la rivoluzione francese. Ed quindi, è quello che stiamo facendo adesso noi. Tecnica In qualche Tecnica modo... Vecchia. In in qualche modo ci sta eh, suggerendo di informarci meglio. È proprio così, proprio così, ma qui siete voi a doverlo fare, siete voi giornalisti, siete voi televisioni e per voi è dura, molto dura, perché le grandi reti televisive stanno da tutt'altra parte e quindi eh, voi dovete essere un po' eroici. Grazie dottor Montanari, grazie anche a Antonietta Gatti perché le ricerche vanno, proseguono, grazie anche e eh, soprattutto alla dottoressa Antonietta Gatti e noi ci ritroviamo la, nella prossima puntata.